Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita e nello specifico su Indie News. Oggi andremo a vedere la build 41 di Project Zomboid, un gioco uscito nel 2013 e ancora tutt'oggi in Early Access. Ma non so se uscirà mai dall'Early Access questo titolo, ma diciamo che di acqua sotto i ponti ne è passata e di aggiunte ne sono state fatte tante. Soprattutto quest'ultima build 41, dal mio punto di vista, ha davvero stravolto il gioco. E ora vado ad elencarvi le novità. Sono state rifatte le animazioni. Completamente sono state rese più morbide. Hanno rifatto anche l'aspetto del personaggio, gli indumenti, e ora quando si danneggiano si vedono appunto danneggiati, e sulle nostre spalle potremo vedere anche zaini o borse. Hanno aggiunto un sistema di mappa in game e quindi potremo tenere conto delle aree che abbiamo esplorato. Anche le animazioni nei movimenti e nel sistema di movimento sono una novità. Ci si può muovere ora accucciati, correre, fare una corsetta lenta, arrampicarsi, scavalcare. E anche il multiplayer è stato rivisitato, ricostruito da zero anzi, quindi c'è meno latenza e il movimento di giocatori e zombie è migliorato. Beh, vi garantisco che il movimento è davvero migliorato anche a livello grafico. C'è un nuovo sistema di combattimento, nuove armi, nuovi livelli di difficoltà e quelli li andremo a vedere dopo. Sono state aggiunte una serie di tutorial che prima non c'erano, che ora danno maggiore diciamo, spiegazione all'inizio. C'è un nuovo sistema di creazione del personaggio, nuovi vestiti, opzioni di spawn nuove e ci sono anche nuove città da esplorare, tra cui la gigantesca Louisville, nuovi edifici, nuove decorazioni e hanno rifatto un pochino le strade per rendere le curve guidando i veicoli un pochino più agevoli. Gli zombie si comportano in modo diverso ora, banchetteranno su corpi ancora caldi, dondoleranno addosso ai muri e poi potranno anche cadere e inciampare nelle recinzioni. Anche il sistema del sangue ora è stato rifatto e ora va a macchiare corpi, vestiti, pareti, insomma in base anche a quello che succede in gioco. Anche i giocatori perderanno sangue e macchieranno di conseguenza pareti, vestiti. C'è un bel sistema di infortuni che ora influenza il combattimento anche a livello visivo. Gli abiti si lacerano. E quindi appunto se il vostro personaggio è debilitato a una gamba, insomma lo vedrete in gioco e ne subirete le conseguenze. Anche il gameplay è stato migliorato, questo tanto, e ora quando miriamo possiamo vedere un bersaglio rosso o verde in base alla distanza, insomma se è fattibile o meno quello che vogliamo fare. In gioco ci saranno storie ed eventi randomici, delle scene di morte, insomma, gli zombie li ritroveremo in situazioni di vita vera, quindi partite sportive, quindi con un sacco di gente tra il pubblico zombie, cerimonie. Gli zombie saranno vestiti anche in base all'edificio, appunto, quindi se saremo in una stazione di polizia troveremo i poliziotti zombie. Se ci ritroveremo nel luogo di un incendio troveremo probabilmente i vigili del fuoco, i pompieri vestiti appunto e zombie. Ora i vestiti sono in grado di proteggere in vari modi. Hanno una sorta di classe armatura, oserei dire, quindi non è più vestito uguale, ma insomma ognuno dà un differente livello di resistenza da morsi e botte varie, anche in ottica, magari PvP o online. Hanno rivisitato la situazione della linea di visuale, questo poi è una cosa che comunque si vedrà giocando. Hanno migliorato le dimensioni dei mezzi di trasporto e appunto le auto mi sembrano anche un pelino più piccole, quindi un po' più realistiche, sono meno barconi. E ora, come vi ho detto prima, analizziamo le modalità di gioco. Abbiamo l'Apocalypse, che è focalizzata sullo stealth, quindi la vita sarà breve, lo dice subito anche il gioco, quindi evitate il combat, state nascosti e vi giocate tutto stealth. La Survivor, dove il combattimento è ancora fattibile, e stealth però lì combattete. La Builder invece è molto interessante perché potremmo focalizzarci su un aspetto che in gioco purtroppo è sempre passato un po' in secondo piano, soprattutto che ho provato il gioco per poche ore. Esplorazione ok, ma parlo di costruzione e farming. E ora con questa modalità potete mettervi lì da soli o con amici e costruire edifici, iniziare a diciamo alimentare i vostri edifici con i generatori, costruire barricate, costruire e craftare addirittura cose avanzate anche di elettronica, cose che normalmente in Project Zomboid si moriva molto prima di farle.
Ci sono delle sfide, oltre ai livelli di difficoltà, che vengono ambientate in zone a parte, mappe separate, tra cui una fabbrica e un resort di vacanze. Ci sono nuovi slot inventari, nuovo sistema di temperatura corporea, hanno rivisto la sartoria per la riparazione dei vestiti, che come vi ho detto prima, si lacerano. C'è un nuovo sistema di fitness, potete fare esercizi guardandoli anche in TV. C'è un nuovo sistema di emote con un menu radiale che si apre con il tasto Q, quindi potete anche comunicare e facilitare la comunicazione istantanea online con altre persone. C'è una nuova grafica dell'acqua e ora, osservando l'acqua, potrete vedere anche la direzione nella quale scorre. Durante i temporali, appunto sempre a proposito di acqua, si creeranno delle pozze a terra. Nuovo sistema di livelli, ci sono nuovi VHS e CD che si possono prendere, trovare in gioco e vedere, guardare. I vetri rotti creano degli infortuni, quindi probabilmente i tagli ai piedi. Ci sono i manichini dei negozi, questo è molto interessante, che possono essere vestiti a nostro piacimento, quindi fare una sorta di deposito di vestiti. Lavatrici e asciugatrici funzionano, quindi potremo trovarci costretti a dover lavare e asciugare i nostri vestiti, macchiati magari di sangue, e questo apre molto la meccanica survival. C'è un nuovo cursore di gioco più preciso, soprattutto in ottica combat, questa è una bella aggiunta per quanto sembri marginale, ma cambia parecchio il gioco. C'è un nuovo sistema di bilanciamento del loot, anche questa è molto interessante, se non una delle più importanti secondo me. In pratica il loot segue quello che ci aspetteremo nella realtà, soprattutto se pensiamo ai negozi e ai loro magazzini, che spesso trovate cose assurde, ma adesso se andate in una casa magari un'arma la trovate come autodifesa, ma magari in un negozio di vestiti sapete che trovate tantissimi vestiti, andate in un negozio di armi, trovate le armi e così via, è più coerente diciamo. Beh, questa è stata una build veramente eccezionale. Ho sentito qualcuno che ne parlava, ho voluto fare questo video di, diciamo, di riassunto. Spero apprezzate il format, io vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!